Buonasera. Siamo in partenza per fare il cammino degli dei. Sono le 7:20, arriviamo alle 11:30 a Bologna e da domani si comincia a faticare. È un'ora che siamo in salita, abbiamo appena conosciuto Larisa. Ciao Larisa. Una fantastica coppia da Milano che tengono a manforte a Diego. Ovviamente il gruppo è aumentato. Dopo tutta questa salita cominciano a sentirsi i primi tuoni in lontananza. Ce l'abbiamo fatto, agriturismo Piccola Rayeda. Oggi abbiamo fatto 28 km, sono le 4 del pomeriggio, siamo i primi ad essere arrivati qua. Forse abbiamo bucato un tubo. Abbiamo bucato un tubo qua con i picchetti, il proprietario si è incazzato. Abbiamo fatto un po' di stretching, se la mangiamo, domani alle 6 scappiamo da qua. Buon cammino, Un bustolo. Ciao Lalla, buonanotte. Buonanotte a te. Ciao raga, buonanotte a tutti. Minchia, di potevi fare fuori, sono scurrata. No, cos'è? Buongiorno, raga. Come avete dormito? Da merda! Tutto il tempo! Voi animali strani, ma... Oh, ma tipo il pavone, cos'era? Il pavone, quello che fa... Vabbè, 6:30, smontiamo la tenda, colazione, iniziamo. Arrivati al Monte Adone e non si vede neanche una donna. Stavamo andando tranquilli e felici per la nostra strada. Incontriamo due signore che ci dicono: "No, ragazzi, c'è una variante, non fai la statale, venite con noi." Siamo tornati indietro e invece niente, ce la siamo presa nel culo perché la variante non c'era ed era giusto dove stavamo andando prima. Cammina! Siamo arrivati a 3 fasce. 1, 2 Alza la vittoria. E 3. Allora, stasera siamo in compagnia di Chiara, abbiamo il mister Cesare, abbiamo Ilaria, abbiamo un'altra Chiara. Dai, ti vogliamo bene, lo sai, vero? È una di noi. Ai tempi facevano la carbonella con i fornelli, quindi i fornelli, la Madonna, Madonna dei fornelli. La Madonna perché? Qua nevicato, la costa nevicato dove c'è la chiesa. E da lì quindi è nata Madonna dei fornelli. Sapete che cos'è il soldan? Sì, cioè scusa. Una delle materie prime principali per la costruzione dei circuiti elettronici. Bravo, è nel mio gruppo lui! È con me! Vai Diego! Buonanotte, domani terza tappa. Terzo giorno, abbiamo dormito all'appartamento di Day, abbiamo mangiato all'appartamento di Day. Oggi andiamo al passo della Futa, dovremmo fare 17 km. Tempo magnifico, il sole spacca le pietre. E niente, iniziamo. Qui siamo a Bologna e qui entriamo a Firenze. Andiamo, dai, in casa. Oh.
Come andiamo, Die? Bene, bene, alla grande oggi. La strada è meno impegnativa e mi sembra che tutti quanti fisicamente stiamo un pochino meglio. Come sta andando? Direi molto bene. C'è una grande differenza tra una camminata con il sole, con i paesaggi, rispetto a 7 ore di cammino sotto la pioggia. Ti dà una carica diversa, si può camminare davvero meglio. Si può camminare meglio anche col sole e anche con sto fango di merda. Oh, ehi! No, no, raga. Siete arrivati alle banditacce, il punto più alto della Via degli Dei. Suona la campana per sancire il traguardo. Ragazzi, com'è questa esperienza del cammino? È rilassante. Un'esperienza, io ho fatto meditazione oggi, ho capito delle cose che si possono capire solo camminando. Io ho fatto il bagno in piscina. La consigliate questa esperienza? Sì, decisamente. Ok. Voi tre uomini? Io ho 2 vesciche su 2 piedi, così. Quindi stai bene, sì? Da parte. Tutto a posto. Scusi. Io volevo raccontare un'esperienza bellissima che ho avuto oggi. Ragazze, voi tre. Faticoso, molto bello, bellissimo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Lorenzo, tanti auguri. Abbiamo commentato il ristorante. Questo video è gentilmente offerto da... Anche tu sei un camminatore? Hai preso una storta durante un cammino? Dolori alle spalle per lo zaino pesante? O hai avuto anche tu crampi al polpaccio? Ho la soluzione che fa per te. Sprufen, l'antidolorifico che ti fa camminare come un co***ne. Oggi è il 4° giorno di cammino, andiamo a San Piero e facciamo 21 km. Buon viaggio, raga! Purtroppo appena scivolato, nonno. Facci vedere le mani. Vai, dietro, tocca a te ora. Partivano tipo le 3 di notte, così d'abitudine. Hai un foglio dentro il panino. Buon appetito. Ciao ragazzi, siamo arrivati al camping. Siamo stanchi, ragazzi, siamo distrutti dalla vita. È stata una tappa sottovalutata. Pensavamo solo 21 km, in realtà non si sa come sono diventati 26. Abbiamo fatto montagna, collinetta, collina, campagna, piano, asfalto e di nuovo salita. Abbiamo fatto una discesa enorme in cui LOL è caduto. Vabbè, questa cosa qua. Buonanotte, boys. Allora, oggi è il 5° giorno, siamo in compagnia di Gaia, 8:20 del mattino. Oggi è il compleanno di Gaia, quindi tanti auguri. Finalmente qualcuno fa gli anni veramente durante il cammino, non come quest'altro soggetto. C'è chi dice che oggi sono 24 km, chi dice che sono 34. Noi andiamo, dai. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? A day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why
Allora, è stata una bella esperienza, ma bella tosta. Pensavo fosse una roba simile al Cammino di Santiago, ma non lo è per niente. Ha un botto di monti da affrontare, salite, discese a go-go. Ho incontrato delle belle persone, tutte molto socievoli, gente da tutta l'Italia, piedi un po' spaccati. Diciamo che è stato un cammino molto difficile, sia a livello mentale, ci ha messo ad una prova. Questo cammino ci insegna che alla fine, se vuoi raggiungere il traguardo, è la forza e volontà giusta. O se non ci riesci puoi sempre riprovarci. E secondo me ha stimolato delle domande. Quando siamo andati in auto non abbiamo avuto bisogno di musica, abbiamo cominciato a parlare, sono uscite tantissime questioni. Quello secondo me è la cosa più bella, ha stimolato un cambiamento di qualcosa di positivo. Al prossimo cammino! Ce lo meritiamo.